A Luserna San Giovanni, congresso eucaristico. I malati chiedono alla benedizione dell'arcivescovo di Torino aiuto alla loro guarigione. Decine di migliaia di fedeli seguono le funzioni sacre all'aperto, attorno al vescovo di Pinerolo che è al fianco del senatore Guglielmone. Le pacifiche armi della battaglia nei campi si inseriscono nella processione per chiedere a Dio raccolti felici. Nel paese della Valpellice anche la tradizione si modernizza. Funzioni nella chiesa madre di San Giovanni Interno e riti celebrati all'aperto si alternano. Il cardinale Fossati ripercorre idealmente la strada che seguì San Marcellino per portare nel IV secolo in queste terre la luce del cristianesimo. Luserna viene da Lucerna, che vuol dire apertura. È un'apertura sulla conoscenza del nostro vecchio mondo questo museo archeologico inaugurato a Gela. La luminosità dell'ambiente consente un'ottima visione dei pezzi rari esposti in 74 bacheche. Nel suo genere è il museo più moderno d'Italia. Gela si conferma ogni giorno di più una miniera di positivi ricordi di antiche civiltà. Oggetti d'arte di valore incalcolabile suscitano l'ammirazione degli esperti e dei profani. Nella collezione di 810 monete, alcune di tale rarità da valere oltre un milione. I vasi, le anfore, i piatti, le statuette esposti sono parto di un'arte indimenticabile. E su tutto vigilano le eterne maschere del riso e del pianto. Ora zero a Woomera, nell'Australia del Sud. Black Knight, il Cavaliere Nero, sta per scattare dalla base di lancio. È il primo missile intercontinentale inglese. È costato 5 milioni di sterline. La carica è data. Il Cavaliere Nero è scattato. I tecnici dicono prova riuscita. Arriva in aereo da Parigi la tromba a Jacques Arnoux per unirsi ai compagni che l'hanno preceduto a Sorrento. È nato nella penisola sorrentina il club del Rududù, che vuole diffondere il Rududù, nuovo ritmo musicale creato da Nino Cerone. Eccoli riuniti col mare a mezza gamba a deliziare i soci del club che danzano nell'acqua. I club si moltiplicheranno, specie in Francia, e oltre a coltivare musica e danza cureranno rapporti amichevoli fra la gioventù d'ogni paese. Ma cos'è il Rududù? Nemmeno le sirene l'hanno detto al trombone curioso.